E benvenuti e bentornati a tutti, ciurma, popolo di internet, popolo del Twitch, club pirata, bentornati sul nostro piccolo antro intimo, disgustoso, dove noi facciamo le cose brutte, noi facciamo solo cose brutte. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti qui, come andiamo, tutto bene? Oh, ma siete tantissimi, siete sopravvissuti al film di ieri sera che ha messo a dura prova le nostre vite. Mio Dio, quanto faceva schifo, una cosa pazzesca. Ciao e benvenuti, oggi insieme ci facciamo una bella chiacchierata su un sacco di cose fighe, sia scientifiche che di vita vera vissuta e quant'altro. E ho invitato a chiacchierare con noi, e voi potrete chiacchierare con noi oggi, cioè oggi potrete venire anche voi in live, adesso vi spiego come fare. Comunque ho invitato oggi Giulia Oscelli. Oh, Morgana X, benvenuta. Giulia, che era già stata partecipe di una delle nostre live, però non avevamo avuto molta possibilità di parlare perché insomma è stata una live molto esplosiva di piroversi. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sono sicuramente più fresco rispetto a voi perché io sono qui a 13 gradi a Edimburgo, quindi. Ecco, allora io sono venuto ad Edimburgo l'estate scorsa, ad agosto, perché dovevo fare il Fringe Festival. È presente quello? Vabbè, sì, cazzo, è proprio a Edimburgo, una cosa pazzesca. Il problema è che a me piace il caldo e ho sofferto molto. Sono passato prima dall'Olanda, dove faceva un freddo boia, alla Puglia. Mi sono fatto 2 settimane di Puglia, poi sono andato a Edimburgo con c'avevo il giacchino ad agosto. Questo ci vuole la giacca vento, sì. Secondo me è illegale, secondo me è proprio... Cioè, no. Edimburgo sta provando a dirci: noi non vi vogliamo. E però noi così vogliamo per forza viverci. Annaggia. Allora, prima di iniziare la nostra chiacchierata, volevo dirvi, vi dicevo che potete, potete partecipare oggi alla chiacchierata. Se voi scrivete in chat punto esclamativo Discord, vi spiega come fare per entrare. In pratica abbiamo creato questo server Discord, che per chi non lo sapesse è semplicemente un'altra applicazione dove ci sono anche dei canali vocali. Più in là nella chat io prenderò qualcuno di voi e vi farò proprio partecipare vocalmente, come se stesse facendo le chiamate in diretta a Magalli dentro la live, e ci facciamo una chiacchierata, eccetera, eccetera. Oggi finalmente sentiremo anche la voce di Morgana, che è la nostra moderatrice. Io devo fermare un secondo Stream Elements perché è impazzito e sta spammando il gruppo, il server. Scusate, non so cosa stia succedendo. Lo sta scrivendo ogni 2 messaggi, è una cosa pazzesca. No, non è così che ti ho detto di fare, stupido coso. Comunque Giulia, tu com'è che sei finita? Dunque, com'è successo? Io ho, dopo la laurea, quindi mi sono laureata in Italia all'Università di Milano, e dopo la laurea magistrale mi hanno fatto capire che cosa ti hanno fatto capire? Che sarebbe stato meglio fare il dottorato all'estero. Ok. Diciamo che in realtà io ho anche provato a farlo in Italia, ma ho avuto più o meno lo stesso successo che hai avuto tu. Tra l'altro, anche io a Bologna. Oh, ok. E quindi com'è andata? Hai deciso di provare un bando estero, immagino. Sì, fondamentalmente è successo. In realtà è stata una serie di coincidenze, perché io avevo fatto una laurea in chimica inorganica. Era successo che quell'estate ci fosse una conferenza abbastanza importante a St. Andrews, che è appunto una città universitaria molto importante che c'è sulla costa est della Scozia. E quindi da lì è un po' nato tutto, perché essendo io lì per la conferenza, poi mi hanno fatto anche delle interview e quindi ho iniziato a conoscere un po' di professori lì. I quali, devo dire, non hanno esitato minimamente poi a farmi una proposta di dottorato, a differenza di quello che stava succedendo in Italia. E quindi, come risultato, sono finita a St. Andrews. Beh, dai, non male, direi, no? No, diciamo che all'inizio non era male. St. Andrews, non so quanti la conoscono, ma è veramente piccola. Ci sono letteralmente 3 strade. E pochissimi abitanti locali. C'è un famosissimo campo da golf, per cui la popolazione
sociale è una, in fase migratoria fondamentalmente di studenti e poi diventano okay. Diciamo che dopo il primo anno, quando diciamo scompare la novità, diventa un po' difficile viverci. Ecco, io volevo affrontare anche questi discorsi, perché cioè, come te, anch'io mi sono ritrovato molto spesso a viaggiare per andare a lavorare in altri paesi. Paesi in cui, di cui mi sono anche innamorato, perché sono stato probabilmente poco tempo, ho avuto il tempo di innamorarmi e di non vivere il disinnamoramento. Io ho degli amici che odiano Parigi. Io alla fine a Parigi ci sono stato per 2 anni in tutto, un anno e mezzo più o meno. Loro stanno là direi almeno 5-6 anni, la odiano. Non ci possono più vivere. Probabilmente è sempre quella cosa che ti scatta nella testa quando la conosci abbastanza bene il posto e quindi sai che, boh, ci sono... Come Pinal, no, non come Pinal, ma che sei scemo. E Pinal è stato odio al primo secondo. L'amore non c'è mai stato là. Ma in realtà il problema è che poi di questi posti inizia a conoscere tutti i problemi. Voglio dire, uno dei grossissimi problemi di tutte le grandi città, che sia Londra, che sia Parigi, sono per esempio gli alloggi per gli studenti. In un certo senso io ce l'ho avuta anche quando sono andata per l'inizio del dottorato a St. Andrews, questa cosa. Sono finita in un dormitorio perché all'inizio non avevo trovato una casa, diciamo, privata dove andare. E sono finita con quelli che si chiamano undergraduates, cioè degli studenti che si stavano laureando. Sì. Ed è stata un'esperienza segnante. Segnante, il tuo primo approccio con persone... cioè tu avevi già condiviso... No, è stato il primo approccio per condivisione con... Oh mio Dio, ok, devastante, mi dispiace da morire. Mi dispiace da morire. No, perché il problema è che io sono stato in casa, ecco, diciamo così, con un sacco di persone, no? Proprio tante. E quindi ho imparato in qualche modo a conoscerli, ecco, diciamo così. No, in quel caso lì è stato devastante perché proprio no, fino alle 3 di notte, perché poi oltretutto non essendo dei dottorandi, quindi essendo degli studenti, potevano anche fare le 3 di notte il martedì sera, perché tanto poi se il giorno dopo non avevano lezione non era un problema per loro. Sì, ovviamente. No, ma è quello il problema. A proposito di Epinal, io quando sono stato a Epinal, no? Che mi avevano assegnato quella cagata di alloggio terrificante. E io là, io ero un dottorato, però me lo dovevo dividere, ero un dottorando, me lo dovevo dividere con gli undergraduates, no? Che erano molto più undergraduates di quanto non fossi io. Cioè, nel senso, non sapevo, cioè, proprio persone che non sanno cucinare, non sanno cosa, cioè, non sanno niente. Sembra proprio una, gli appartamenti erano delle stalle praticamente, no? Cioè, boh, sì, ho trovato pretelle nelle padelle, è scoppiata una pentola a pressione. Che bello. Comunque, riguardo al partire dall'estero, che tu hai detto come te a Bologna, mi è successa la stessa cosa. Io ho visto che di recente, io sono infiltrato, sono dentro un gruppo di Facebook che si chiama tipo, cioè è dedicato a ricercatori ed altro. E ovviamente non intervengo quando postano video miei, perché sennò mi scamano il nome vero. E quindi ieri hanno pubblicato il video dove raccontavo i miei studi. E io non potevo intervenire, stavo parlando di me, però non potevo intervenire perché altrimenti mi sgamavano, cioè insomma, sapevano che il mio nome e tutto quanto. E quindi niente, non ho potuto dire niente, però loro dicevano, c'era anche una persona che stava criticando giustamente perché non mi conosceva, non sapeva la storia di quel video, dicendo che io in quel video dicevo che non ero stato preso a Bologna, però sono stato preso dalle altre parti e in qualche modo stavo dicendo che Bologna faceva schifo perché non è proprio così. Io quello che sottolineavo nel video era il fatto che non c'è stato un vero e proprio bando, non c'è stata una proposal o cose varie, semplicemente mi avevano valutato a priori tutta la storia universitaria, nonostante io... Come? Tutto con chi fai la tesi. Cioè, sì, perché diventa tutta una cosa di baroni universitari molto rapidamente. Io spero, cioè, allora, io metto le mani in avanti, non so
se è così o meno. Una cosa è certa, io avevo scelto di fare il dottorato con un professore che mi aveva detto in un certo senso: guarda che io lo so che io il prossimo anno c'ho un posto ed è mio, quindi sono io a scegliere lo studente. Però questa sicurezza rimaneva una parola così data, eh. E resta il fatto che a sto punto, allora che cazzo lo facciamo a fare il bando se lo sanno tutti quanti che sei tu, cioè a... Solo per le apparenze il bando, solo per le apparenze, tutto è già deciso in partenza, perché c'è quello che si chiama, in inglese si chiama pecking order, non so come si chiama in italiano, ma c'è proprio un ordine in cui le persone sono scelte, cioè ci sono quelli che sono in linea, e il primo è quello che il professore sa di avere un posto, il primo che è disponibile ci va, e il primo sa di essere il primo, quindi è inutile far partecipare gli altri, cioè gli altri ci partecipano per divertimento, ma... Non... No, ma è quello. Però io apprezzo di più come fanno all'estero. Io apprezzo di più che ci sia questa, non ci sia un bando per niente, e il professore sceglie chi cacchio gli pare. Va bene, io lo preferisco. La cosa che non apprezzo, che odio, è la perdita di tempo. Io detesto che tu mi illuda che io possa partecipare a un bando, che io abbia delle speranze. Mi fai perdere anni, mesi, quant'è, perché io conosco persone che per un anno hanno fatto un altro coso nella previsione di fare il bando di dottorato, ma così stai illudendo una persona e stai facendo buttare tempo e denaro. Li illudono e poi soprattutto li parcheggiano, perché molto spesso i bandi di dottorato sono una volta l'anno, in momenti random dell'anno, e quindi poi le persone vengono parcheggiate con posizioni temporanee nella speranza di avere quel posto lì, pur sapendo che c'è già qualcuno disponibile. E a quel punto che cosa serve? Appunto. Non è una questione di critica di Bologna, probabilmente dappertutto è così, non è così. Sì, tra l'altro Bologna è una delle più trasparenti, ecco, ne ho visto di peggio. Però, cioè, il discorso è quello, il discorso è... Io risultavo a metà graduatoria. Ora, non voglio entrare nei meriti, non voglio dire io meritavo di più, per carità, no? C'era gente magari più brava, metto le mani in avanti. A me hanno preso a 3 dottorati per Marie Curie, ma non significa che io sia più bravo di loro. Io ho fatto il bando e loro no. Che molto spesso è la discriminatoria. La discriminante è: ci hai provato o no? Se non ci hai provato proprio, vabbè. Però ecco, il discorso resta. Cioè, ho visto che qualcuno scriveva in chat: come devo fare? Io voglio fare il dottorato. Rocky Nalaud, benvenuto. Il consiglio che mi sentirei di dare io, magari tu mi puoi confermare, è quello di non fissarsi sulla città in cui vuoi andare o sul paese in cui vuoi andare, perché personalmente io la trovo una cosa assurda, perché ti possono capitare delle possibilità pazzesche che tu non hai previsto. Quindi se tu hai messo in mente che vuoi andare proprio in quel paese, diventa molto più difficile che non apro il mio cuore a tutte le possibilità che potrebbero venire. Che poi è quello che ho fatto io non è che ho deciso vado in Olanda, vado a Nizza, eccetera. Io ho fatto un sacco di bandi, e tutti quelli in cui mi avevano preso ho scelto. In base, c'era uno in Spagna, uno era a Londra, all'Imperial College, l'altro era là, alla fine ho scelto il bando che sembrava il migliore in qualche senso, no? Però ecco, la cosa che mi dà fastidio è che vi posso raccontare una storia che è successa a una persona a me cara, che però non si occupa di questa roba, cioè lavora nel ramo delle lettere, cioè non lavora nei rami scientifici, ecco. Non so perché sta continuando a spammare, vi chiedo scusa ragazzi, in chat continua a uscire uno spam pazzesco, ma non sono io, ora sto cercando di farlo smettere. Allora, dicevo, lei faceva lettere, il professore le dice: fai un dottor, cioè continua a lavorare con noi per un annetto, perché l'anno prossimo noi abbiamo il bando sicuro al 100%, tu hai lavorato con noi, te lo diamo al 100%. Quindi lei inizia a lavorare per quasi un anno, quasi, perché che succede? Dopo molteplici mesi viene a scoprire che il professore ha detto la stessa identica cosa ad altre 6 persone. Ah sì? Ad altre 6 persone, parente di nessuno, benvenuto. Cioè, capitando la gente che usa i comandi. Ah, scusate. Vabbè, scusate, allora lo capisco. Ok, allora ve lo riattivo di nuovo.
E non era uno spam, era quello che chiamavo il comando. Ok, scusate. Dicevo... No, hanno fatto, è stata detto una cosa simile, mi hanno detto... Che cazzo. È assicurato per te e basta, ti parcheggiamo qui per un anno con un assegno di ricerca. Quando me l'hanno detto io sono scappata. Mm. Cazzo. Perché avevo capito pare che tirava. Beh, ci credo. No, però, capito, è sconvolgente, perché immagina le persone che hanno perso un anno lavorando per te, con la promessa, con l'aspirazione di avere alla fine sto cazzo di dottorato, i mortacci vostri, e poi trovi che non c'è, e dai, cioè... Il nostro problema è che quello di cui non si tiene conto è anche il fatto che adesso funziona così sicuramente nel Regno Unito, ma assumo anche in Italia, la grossa parte della forza lavoro di ricerca attiva fatta nell'università sono dottorandi, perché sono quelli che devono lavorare per avere la loro tesi, ma devono anche produrre risultati che servono ai loro PI, ai loro supervisor, per produrre le pubblicazioni, per avere poi i grant, i fondi. Quindi è un sistema che prevede che ci siano più dottorandi possibili perché sono i ricercatori meno pagati in assoluto, ma che devono lavorare il più possibile perché devono prendere una tesi. E in questo sistema c'è una sorta di tritacarne. Nel momento in cui tu sei un dottorando, il tuo interesse è quello di ovviamente acquisire più dati possibili se sei sperimentale o fare più ricerca possibile in generale, perché vuoi fare la tua tesi, ma allo stesso tempo questo è quello che serve all'università. E quindi non è che ci siano tanti scrupoli in questo senso da parte dei professori, perché loro si rendono conto che senza i dottorandi non fanno pubblicazioni e non prendono grant, quindi non hanno scrupoli. Ah, sono gli schiavi, alla fine le ricerche le portano avanti i propri dottorandi, c'è poco da fare. La Lalla, benvenuta. Ciao anche a Christian Ice che è in chat, grandissimo. Sì, perché cioè, io mi sono trovato in un sacco di laboratori dove il capo laboratorio non l'ho mai conosciuto. No, l'abbiamo visto 3 volte in 6 mesi. E tutto il laboratorio era praticamente... Questo è il laboratorio del Trinity College di Dublino. Il laboratorio era praticamente tenuto, non in ostaggio, però proprio... Come si può dire... cazzo, non mi viene in italiano. Veniva gestito da una ragazza che era il suo secondo postdoc, che continuava a rinnovare postdoc su postdoc, perché lei era in realtà quella che amministrava il laboratorio, era l'unica che sapeva effettivamente cosa succedesse in laboratorio e guardava tutte le ricerche. Poi c'erano quei soliti 3-4 postdoc che gestivano i dottorandi avevano a loro volta gli schiavi, che erano quelli che stavano facendo la tesi, eccetera eccetera. Però, e vedete, e lo schiavismo esiste ancora, però nei laboratori di ricerca. Magic Nenio, però molto ben oliato, voglio dire, quello che succede, come dici tu, il professore non c'è quasi mai, che io non sia mai entrato in laboratorio in 4 anni che l'ho visto. E poi quello che succede è che c'è un super postdoc, che è quello che lì dà una vita sempre in posizione postdoc. Il super postdoc è tipo il postdoc di livello 30. Sì. Ed è quello che si sente in potere di gestire il mondo nel laboratorio. Poi ci sono i postdocchini più piccolini, che sono quelli più giovani e che sono di livello sotto. Poi ci sono i dottorandi e poi ci sono gli undergraduate, cioè quelli che sono i laureandi, credo, in Italia, fondamentalmente. Una ricerca per la tesi. E è tutto un sistema di deleghe progressivo, tale per cui questi ultimi qua, gli undergraduate, non credo che facciano una tesi che non credo neanche il professore legga, perché io ho mandato tesi a laureandi che ho letto solo io. Sì, allora questo è un altro problema, che noi ridevamo molto del fatto che i professori non hanno mai letto tipo pubblicazioni che giacevano là sulla loro scrivania per un anno prima che loro si decidessero di correggere. Io sono arrivata al punto... Uno dei miei professori era abbastanza, era poi è diventato head of school, quindi era anche capo del dipartimento, era stato nominato per un premio della Royal Society of Chemistry, quindi si era montato molto la testa, diciamo così. Ah, vabbè, ok. E a un certo punto mi ricordo che lui doveva firmarmi un pezzo di carta, perché dovevamo mandare una pubblicazione, quindi avevo bisogno proprio di lui che facesse una cosa, okay. Che gli avevo chiesto di fare per 2 settimane. Non l'ha fatta, io sono entrata nel suo studio.
ho preso una sedia, mi sono seduta lì e ho detto io non mi vado, non me ne vado finché tu non lo fai. Lo abbiamo fatto tutti, non ti preoccupare, siamo arrivati tutti a quel punto, l'abbiamo fatto tutti. Il metodo dell'occupazione però funziona. Sì, ecco, il problema è in realtà questo sistema, che è un sistema mondiale, un sistema che praticamente si, di ricerca proprio su base mondiale, anzi noi abbiamo dei diritti. Tu pensi ai ricercatori cinesi o i ricercatori, peggio ancora, alcuni ricercatori americani. Tu dici gli americani fanno una bella vita, no? Ci sono dei centri di ricerca che sono dei lager, ragazzi, dei lager. Comunque, in pratica, cioè, si regge su questo. Se tu levi la possibilità a questi laboratori di fare questa forma di schiavismo, il laboratorio crolla, non funziona più la ricerca mondiale. E tu dici, c'è un altro sistema possibile? Certo, certo, però non so quale, perché il problema è che quando tutto quanto si posa, si regge su questo sistema di carte, su questo castello di carte, che praticamente uno su scavalca l'altro, insomma, le cose vanno un po' toste. Un po' ci sarebbe, cioè, perché quello che tara un po' tutto è il fatto che ci sia bisogno di così tante pubblicazioni, cioè il numero di pubblicazioni sia così importante per avere dei fondi, che è quello che genera tutto questo sistema, perché avere tante pubblicazioni vuol dire fare tanti esperimenti vuol dire avere questo sistema di schiavismo, fondamentalmente. Certo, certo. E quindi se uno allentasse un po' su questa questione di quante pubblicazioni, quanti paper hai, secondo me la situazione migliorerebbe un po', perché alla fine poi tutta la pressione sta... E non è tanto così in Italia, lo è molto di più all'estero, ma il tutto sta appunto nel quante pubblicazioni hai generato come risultato del tuo dottorato e quindi quante in realtà ne ha il tuo professore. Certo, l'ho già detto in un'altra occasione, c'è un professore che ha collaborato con noi per i 3 anni, era un professore, non vi dico nemmeno la città perché è tipo uno dei colossi di ricerca più grandi mondiali al momento. Però ecco, praticamente lui risultava che aveva qualcosa tipo 1400 paper pubblicati all'anno. Come cazzo è possibile? Lui era dentro tutto, quindi chiunque pubblicava qualsiasi cosa in cui vagamente c'era una cosa che ripresa, lui riusciva a far mettere il suo cazzo di nome, quindi adesso ha un numero di pubblicazioni estremo. E il problema è che non funziona così, secondo me è terrificante. Se tu vai a valutare effettivamente qual è stato l'impatto, il suo impatto nella ricerca, cioè ti crolla tutto, è zero. Alla fine sono persone che riescono a essere a capo di tutto fondamentalmente, a capo di magari anche molti centri di ricerca, per esempio, e come risultato sono nominati in tutte le pubblicazioni e il loro H-index diventa altissimo. Certo. E quindi diventano esponenzialmente più importanti. Però il grosso problema in tutto questo è che per generare questa mole di dati, a un mio compagno di dottorato era successo, e me lo raccontava proprio all'interview del dottorato, gli hanno chiesto se lui era disponibile per lavorare almeno 8 ore tra il sabato e la domenica. Che non poteva essere ufficialmente nelle condizioni del contratto, ovviamente. Però gliel'hanno detto che ufficialmente poteva essere accettato solo se lui diceva sì, lavorerò il sabato e la domenica. È schiavismo. E poi cosa succede? Che il sabato e la domenica ti costringono a fare esperimenti e poi la domenica pomeriggio di un giorno random si verifica un incendio, che è quello che è successo all'università, perché non c'è nessuno, c'è solo uno che sta facendo un lavaggio di un pezzo di vetreria che si è dimenticato dentro avere del magnesio, esplode tutto e c'è solo lui, cosa deve fare? Cioè, fondamentalmente che poi ci si dimentica, ma sono cose di sicurezza. Io ti devo dire, anch'io sono moltissime volte tornato in laboratorio sabato e domenica, ma più che altro nei giorni, cioè quando ho lavorato nel ramo biologico, perché lì è quasi indispensabile. Quando lavori con cellule, con culture batteriche, con esperimenti che durano 5-6 giorni, che devono finire esattamente al sesto giorno, altrimenti eccetera, tu te le organizzi dall'inizio della settimana, può sempre essere che te lo devi prolungare di un giorno, c'è sempre qualcuno che si offre volontario. Io sono tornato molto spesso tipo domenica notte addirittura una volta per poter guardare, erano dei campioni al microscopio a fluorescenza, che erano stati marcati un giorno prima da un altro studente, una lunga storia.
quindi vabbè, dovevi farlo per forza in quel giorno, quindi vabbè, te l'accogli e ci vai, pazienza. Dire, anche a me è successo tantissime volte lavorando con dei magneti per risonanza magnetico nucleare, che è un esperimento che dura 20 ore, che finisce il sabato e devi voglio dire, capita mille volte di doverlo fare, molto spesso se sei soprattutto a dei centri di ricerca grossi, dove il tempo sperimentale è limitatissimo, ti finisce l'esperimento alle 3 di notte, devi andare lì alle 3 di notte, cioè, voglio dire, le cose capitano, ma farlo sistematicamente, cioè imporre alle persone di lavorare, tra l'altro non per supervisionare esperimenti, ma proprio per farne di nuovi, quindi non cose già iniziate, ma fare cose nuove, tra l'altro i laboratori di chimica organica, quindi dove potenzialmente ci sono molte cose che possono andare storte, possono infiammarsi. A me sembra veramente folle, perché crea un grossissimo problema di sicurezza, di cui però i professori non si preoccupano, purché ci sia un paper alla fine. Beh, certo, certo. Quello. Expertusto, benvenuto. Ci sono delle altre dinamiche che io ho subito, no, ho subito io personalmente, ma ho visto anche subire, che sono anche più scandalose. E alcune di queste sono successe anche a Londra, tra l'altro, cioè proprio all'Imperial College, dove devo andare a lavorare io. C'è questa simpatica professoressa, di cui non farò nomi, come sempre, ma guardate ragazzi, la voglia di sputtanare queste persone è proprio, mamma mia, mi sto trattenendo con un'idea. Comunque... niente, in pratica questa persona che faceva aveva fatto i bandi per avere i Marie Curie Horizon 2020, quindi sono dei bandi pagati dall'Europa in cui tutti i soldi che vanno allo studente sono soldi europei, il laboratorio non mette una lira, ok, una sterlina in questo caso. Per di più, il laboratorio vincitore riceve un fracco, ma veramente un fracco di soldi per supportare la ricerca dello studente che ha vinto. Esattamente quello che è successo a me, no? Che sono soldi destinati alla ricerca. Ma cosa significa destinati alla ricerca? Si dà il caso che potremmo avere bisogno di un nuovo strumento in laboratorio, che poi quando lo studente ha finito, insomma, rimane a me, professore. E vabbè, io fin qua sono disposto ad accettarlo. Ma cosa succedeva? Succedeva che, visto che il Marie Curie guadagna più soldi rispetto a uno studente normale, lei faceva fare un contratto a parte in cui lo studente si impegnava a lavorare per un anno extra gratis, visto che aveva guadagnato un pochino di soldi in più gli anni precedenti. Diceva, tu hai guadagnato un po' di soldi in più, metteteli da parte, perché l'ultimo anno ne devi fare uno extra non pagato. Perché? Perché sì. Perché, no. Guarda, ma tu sei scema, cioè, ma tu sei impazzita, ma come cazzo ti viene in mente? E vabbè, ma in realtà io ho assistito a una cosa ancora più oscena, perché ha coinvolto una specie di money laundering, fondamentalmente un lavaggio di denaro, perché c'era questo professore che tra l'altro è molto famoso, che aveva iniziato con una spin-off molto spesso questo succede nelle università. Le università fanno delle spin-off, delle start-up che vengono molto spesso finanziate da enti europei piuttosto che nazionali. Non è una cosa strana. E lui l'aveva iniziata per la sintesi di alcuni materiali. E che quindi l'università supportava, perché era tutto fatto dentro i laboratori dell'università, con dottorandi pagati dall'università, quindi era tutto interno. Solo che poi tralasciava il dettaglio che questi prodotti li rivendeva a una nota azienda di prodotti chimici per poi ricomprarli con i soldi dell'università. No, vabbè, che merda, mamma mia, che merda. Scandaloso, è proprio frode pazzesca. Io di frodi comunque, di professori ne ho conosciuti, cioè professori che sono stati cacciati per frode ne ho conosciuti, non per aver vessato gli studenti, per frode. Quindi questo qui, non potendo essere, era troppo famoso e non potendo essere licenziato per frode, è stato licenziato perché gli hanno trovato un altro motivo molto più tranquillo, e non è stato licenziato per frode, adesso è in un'altra università dove probabilmente starà facendo esattamente la stessa cosa. Che bello, che bello. Io leggo un messaggio che è arrivato da Anlonigro. Ho fatto ricerca in ambito medico e mi ritrovo in quello che dite, anche se non sempre avviene, ovviamente. Non sempre, io ho lavorato anche in laboratori, cioè moltissimi laboratori in cui non è successo.
Alcuni professori spingono per lo schiavismo pensando che sia giusto che gli studenti si guadagnino il diritto di essere nella pubblicazione, anche se stando dietro a tutti e magari pensano e magari passano anni a pulire il flusso laminale, non entrano manco nei lavori, eccetera, eccetera. Sì, ma non è tanto quello, è che in realtà, come è successo a me, la mia professoressa non aveva idea di cosa stessi facendo in laboratorio. Perché... Sì. Succede quasi sempre così, nel senso che c'è un tale sistema, una tale gerarchia, che alla fine l'informazione che tu hai sulla tua ricerca non va oltre un certo punto. Certo, cioè io mi hai assunto all'inizio e ne sapevi di più di me, perché io ho dovuto studiare tutto quanto questo nuovo argomento. Ogni volta che tu vieni preso per un dottorato, cioè il dottorato è andare a coprire una branca specifica di ricerca che ovviamente tu non conosci nel dettaglio, per scoprire cose nuove. All'inizio tu ne sei sicuramente a pacchi rispetto a me. Dopo 6 mesi io inizio a fare cose che tu non sai propriamente perché sto facendo. Immaginati dopo 2 anni, 3 anni, lei non aveva idea di che cazzo avessi combinato in laboratorio praticamente. Cioè io riportavo gli articoli, lei non li capiva, le dovevo spiegare proprio allora vedi questo numero, questa cosa, cosa va. Ho dovuto fare cose simili con le presentazioni alle conferenze. Certo, certo. Preparare slide e poi spiegarle a chi le doveva presentare. Mamma mia, vabbè. Io l'ho dovuta scrivere una presentazione a una mia professoressa che doveva presentare lei quello che stavo facendo io. Gliel'ho dovuta fare io perché sennò. Salve capitano, mio padre ha aspettato il posto come professore associato da ricercatore per 18 anni e alla fine ha lasciato perdere. Cosa ne pensi in merito? Io conosco anche una persona che mi ha seguito durante la triennale, che dopo tantissimi anni che aspettava sto cacchio di posto da ricercatore ha deciso di lasciar perdere e è andato a lavorare in tutt'altro ambito. E secondo me è scandaloso, perché lì ad averci perso non è il ricercatore è l'università, che ha formato una persona per non so quanti mila anni perché diventasse un mostro in quell'ambito di ricerca, e poi lo lascia andare via. Cioè sì, proprio un po'. Esatto, cioè nel mio caso per esempio l'Università di Milano mi ha formato per 5 anni, poi però non ha fatto grandi sforzi per fare in modo che io rimanessi lì e contribuissi ulteriormente alla ricerca, e quindi poi diventa anche un problema di, poi ti dicono, e diventa quasi colpa tua poi quando ne parli alla gente, perché ti dicono sei scappato, l'Italia ti ha formato, tu sei scappato. Sì. Cioè, non è quegli altri mi hanno pagato però. No, però c'era... Chi era? Penso Tolstoi diceva in un libro, i fratelli... No, non mi ricordo, forse le notti bianche, diceva una frase che era... L'Italia fa i poeti, la Francia li rende famosi. È uguale. L'Italia fa i ricercatori, gli altri paesi li rendono famosi, quindi insomma. No, ma perché poi questo è molto vero, perché si vede la differenza di formazione. Cioè io quando ho lavorato e ho dovuto lavorare con moltissimi studenti undergraduate supervisionandoli, ho visto la differenza che c'è tra un laureando italiano come potevo essere stata io e loro, ed è abissale, perché comunque la quantità di esami e di laboratori che nel caso dei chimici si fanno è vastamente superiore rispetto a quella che viene fatta nei corsi di undergraduate, che almeno certo, nel... certo. Quindi tu vedi proprio un'enorme differenza. Cioè io quando ho fatto la mia tesi di laurea ero da sola in laboratorio e lavoravo tranquillamente. Lì devi stare a fare la babysitter tutto il tempo, perché altrimenti fanno esplodere le cose, cioè non pensano a mettere i tappi. Alcuni hanno addirittura causato un allarme antincendio perché avevano detto che per fare una reazione tutto doveva essere asciutto, anidro, senza acqua, e hanno messo dei pezzi di carta, delle tovaglie, ad asciugare in forno. Beh, anidro alla fine. Perfettamente anidro. Qua mi scrive Sasha Dragon anche: frode, io ho portato in tribunale il mio professore del Poli perché ha avuto la brillante idea di usare il mio progetto fatto in un esame come lavoro per un cliente, firmandolo a suo nome. Mamma mia, pesantissimo. Comunque ragazzi, ci tengo a dire una cosa, perché mi rendo conto che adesso il discorso noi stiamo puntando adesso su sottolineare tutte le merdate che succedono, però ovviamente questo non è una scusa per voi che voleste o sognaste di fare ricerca o aveste il dubbio di non farla, proprio perché l'unico modo per cambiare le cose è che
va da gente che le vuole cambiare. Due, noi stiamo raccontando delle esperienze brutte, ma ci sono state un sacco di esperienze belle. Cioè, ci sono delle cose che io ho fatto nei vari laboratori, nei vari posti in cui ho lavorato, nelle varie università in cui sono stato, che mi hanno reso felice, semplicemente. Era esattamente quello che volevo fare. Che poi succedeva anche in parallelo, che vedevo nello stesso dipartimento succedere cose nel laboratorio a fianco e cazzate varie. Sono oscenità, però non usatela come scusa per non farlo se doveste avere questo pallino. Io sicuramente, facendo il dottorato all'estero, ho avuto la possibilità di andare in centri di ricerca dove certamente non sarei potuto andare se avessi fatto il dottorato in Italia. Sono stata a tantissimi centri di ricerca nazionali, Diamond per esempio, che nel Regno Unito è la facility per di sincrotrone, della luce di sincrotrone, e oppure io lavoravo con risonanza magnetica nucleare, quindi con dei magneti ad alto campo, quindi non avrei certo avuto queste possibilità se fossi stata in Italia, anche perché dal Regno Unito vedevo le applicazioni che arrivavano in Italia e vengono considerate o molto poco, sono molto poche quelle che passano. Quindi in realtà mi sono resa conto che se fossi stata in Italia molto probabilmente non avrei avuto tutte le possibilità di ricerca, di pubblicazioni e di esposizione al mondo scientifico che ho avuto stando all'estero. Che dopodiché non mi sia piaciuto un'altra cosa. Ma io ti dico la verità, io ho avuto un'impressione leggermente diversa, nel senso che io ho avuto l'impressione che all'estero gli studenti italiani fossero consideratissimi. Cioè, che veramente piacessero. Il problema erano gli studenti italiani, che molto spesso erano poco propositivi. Cioè, nel senso che fallivano proprio nelle prove in cui c'era la telefonata classica dove il professore ti vuole conoscere, o dove tu devi andare là per conoscere la persona, eccetera, eccetera. Io li ho conosciuti anche perché in un periodo sono venuti 3 o 4 studenti insieme ad altri all'università di Nizza che volevano fare il dottorato, quindi mi hanno chiesto anche il mio parere, quale secondo te è il migliore. Io devo ammettere di non aver... No, lì ho consigliato un italiano. Però il problema è che molto spesso l'impatto è che l'italiano non... perlomeno quelli che sono passati nel nostro laboratorio non avevano mai avuto esperienze al di fuori della loro università, quindi avevano fatto la triennale in università, la specialistica in quell'università, avevano fatto un'altra esperienza in quell'università, però non avevano fatto nient'altro. Sapevano poco le lingue straniere, che per carità sia giusta, però c'era anche una risposta nelle domande che tu dici, cazzo, ma stai facendo un colloquio con lei, di una cazzata, pure se non ci pensi, di una cazzata. Invece loro dicevano, no, a me in realtà non piace molto viaggiare, perché uno ci ha detto così, capito? Cazzo, Hai mai vissuto in casa da solo? No. E come pensi? Cioè, pensi che ti ritroverai bene a poter fare questa esperienza, eccetera? Ma cazzo, capito? Cioè, queste sono le cose base, ragazzi. Andate a fare un colloquio per prendere un posto di lavoro dove voi dite non ho mai vissuto da solo all'estero. Il capo di lavoro, il professore in questo caso, la prima domanda che vi fa è psicologica, del tipo, ma tu resisteresti a questa prima esperienza dove devi vivere da solo, lontano dai parenti e dagli amici, devi rifarti una vita, sei una persona che si sa adattare, che si sa proporre, che sa fare amicizia anche con i nuovi membri del laboratorio, eccetera, eccetera. Se tu mi rispondi, ah, non lo so, boh, a me non piace viaggiare, comunque io odio la gente... Ah, ma tanto a me il francese fa schifo, stai lavorando in Francia, cazzo! E c'è gente che lo diceva. Allora lì, capito, apprezzo la sincerità, l'apprezzo, però cazzo, quando mi chiedono, secondo te qual è migliore, quello è, non lo so, in quel caso c'era un altro italiano che parlava inglese perfettamente, che aveva fatto altre esperienze, ma soprattutto che quando gli ha detto come ti troverai all'estero, ah, non lo so, ma sono sicuro che conquisterò il mondo, eccetera, eccetera, stava mentendo, perché è quello che dicono tutti i colloqui, ma almeno ha mentito, cioè non ha detto no, non voglio fare un cazzo, porca puttana. No, ma in realtà è vero che c'è una grossissima parte di resistenza psicologica, almeno all'inizio, che è ugualmente importante quanto la parte scientifica di ricerca, perché un dottorato è una maratona. Sono 3 o 4 anni, in America anche di più, in cui bisogna resistere a un certo ritmo. E non è come una tesi di laurea, in cui tu fai un progetto che più o meno ti viene dato e più o meno si sa che risultato avrà, perché non hai più di tanto tempo per lavorarci.
per un dottorato ti viene dato un progetto che può anche fallire e che tu devi ripensare, ed è il punto del dottorato che tu ci riesca a ripensarlo, perché ti forma come ricercatore, cioè come essere pensante che deve trovare delle soluzioni. E quindi è una parte anche molto psicologica quella che deve essere tenuta in considerazione. Certo, certo. Ho visto dopo 6 mesi alcuni dottorandi sparire, letteralmente da un giorno all'altro hanno pulito la scrivania e se ne sono andati, perché dicevano che non riuscivano a gestire lo stress. Certo. È una cosa molto importante da tenere in considerazione se uno volesse iniziare un dottorato, perché non è solo la bravura scientifica, la bravura che uno può avere come ricercatore in qualsiasi campo, ma è anche l'abilità di gestire le persone, perché si interagisce con tantissime persone fuori e dentro l'università, di interagire con i propri capi e poi di resistere alle tantissime sconfitte che è previsto che ci siano in un dottorato. Certo, certo. Ma infatti è tutto lì il discorso. Tipo, io ho visto chiaramente diversi atteggiamenti. In Francia quella persona che stava facendo i colloqui voleva che tu parlassi o perlomeno voleva che tu dimostrassi principalmente passione sia nell'argomento trattato che nella ricerca in generale, che ti dicevi predisposto comunque anche a fare dei sacrifici pur di portare avanti la ricerca e quant'altro. In Olanda era diverso. In Olanda quello che principalmente fregava loro era che tu fossi una persona abbastanza piacevole da avere piacere di lavorarci insieme e rendere piacevole il lavoro anche alle altre persone che ti stavano accanto. Questa era la prima cosa che chiedevano in un laboratorio. La prima cosa che dovrebbe chiedere in realtà sempre per lavorare in un laboratorio, perché io ho lavorato in alcuni laboratori dove evidentemente questa domanda non era stata fatta e diventa molto difficile se poi delle persone iniziano a essere stronze dentro il laboratorio, cioè non solo nella vita reale, che vabbè, ognuno è fatto come è fatto, però anche in laboratorio, e quindi ci sono poi lotte fratricide per gli strumenti, cose di questo tipo. Sì, sì. Se inizia a esserci una situazione del genere, rende il tutto ancora più complicato. Allora, ripeto per chi si è connesso adesso, lei è Giulia, è una ricercatrice postdoc in Scozia. Hai fatto il postdoc? No, adesso mi sono spostata in industria. Ah, ora sei in industria, vabbè, hai vinto allora. E niente, stiamo parlando un pochino delle nostre esperienze, di cosa ci ha portato in giro. Io ti volevo raccontare quest'altra cosa e poi volevo far partecipare qualcuno da Discord che parteciperà direttamente, cioè che può farci delle domande, in particolare Morgana, di cui finalmente ascolteremo la soave voce, colei che ci ha moderato per tutto questo tempo, per mesi. Allora, che stavo dicendo? Ah sì, una delle cose più assurde che mi successe, o perlomeno una realizzazione che mi ha sconvolto, era come, ti avevo detto prima, trattavano in determinati laboratori americani i laboratori, no, in realtà manco gli studenti, anche i professori. Allora c'era questo professore che tra l'altro, di cui ho fatto una figura di merda perché una conferenza io non l'ho riconosciuto perché non ho idea di che faccia avesse in realtà, quindi lui è super famoso, bla bla bla, vabbè, insomma, quindi ci ero rimasto male per me stesso perché ho detto che cazzo conosci, capito, questo professorone che ha studiato per tanto tempo, ho conosciuto di lui, e poi fai una figura di merda del genere, grandissimo, vabbè. E mentre dicevo questa cosa un altro professore, lui mi ha detto no, lascia stare, tanto quello è un pezzo di merda. Come mai? Mi ha ricominciato a raccontare delle cose che succedono in quel suo laboratorio. Allora, lui ha un laboratorio in California, quindi bellissimo, ha detto pareti di vetro, visuale spiaggia, sole, proprio quei posti che ti fa piacere. Però lui ha detto che questa persona è estremamente passivo-aggressiva e che è uno schiavista de merda. Cioè, in pratica, che cosa faceva? Quando decideva che tu non avevi lavorato abbastanza, a quanto pare ti chiudeva in ufficio e ti lasciava lì per la notte. Decideva tu quanto dovevi rimanere. Tipo, tu oggi lavori 13 ore. Dovevi portargli tutti i risultati
Però tipo devi lavorare sempre tutti i giorni, sabato e domenica compresi, festivi compresi, minimo 10 ore al giorno, proprio la base. Ma la cosa che mi ha lasciato più sconvolta è che tipo un tizio mi ha detto: io mi sono ammalato, e quindi ho mandato un messaggio: guarda, non sto venendo perché sono malato, cioè c'ho la febbre, eccetera. Il giorno dopo lui è arrivato e ha trovato un fogliettino sul suo tavolo, dicendo elegantemente dicendo: non mi interessa se stai male o no, tu vieni a lavorare, fallo un'altra volta e sei licenziato. Simpatico. Mi ha detto: tipo, tu lavori davanti alla spiaggia, la vedi, vedi il sole, vedi la gente che si diverte, eccetera, tu hai la morte dentro, consapevole che non vedrai mai la luce del sole davvero, perché tu sei bloccato là dentro e non c'è modo che tu, cioè proprio, c'è gente che si fa un anno, poi collassa completamente, però quello è fa un sacco di curriculum, però un anno e poi collassi perché non ce la fai, capito? È proprio psicologicamente stressante. C'è gente che lavorava proprio, ma lavorava non che tu stai in laboratorio poi vai tratti dati, proprio lavorava che correvi da uno strumento all'altro perché devi far vedere i dati, e se una cosa non ti è venuta è colpa tua, capito? È proprio, sei a rischio, cioè lui, capito, ti fa questo, questa battaglia passivo-aggressiva per tutto il tempo, una cosa devastante. In alcuni laboratori in America hanno anche i materassi. Sì, sì, in ufficio, ovviamente. Piero H, benvenuto. Allora, io farei entrare. Allora, aspetta che ti faccio la condivisione dello schermo. Così. No, che cazzo sto facendo, scusami. Così facciamo. Puoi ascoltare anche tu. Share computer sound, ok, share. Dai, così puoi ascoltare anche tu le persone che parteciperanno adesso. Allora, ragazzi, io vado a prendere da Discord adesso. Voilà, perfetto. Ok. Ah, Morgana se ne è uscita è uscita un secondo, va bene. Nel frattempo, così, senza che... Ah, no, Morgana è già là. Sono io che sono scemo. Ok, Morgana, mi senti? Morgana, mi senti? Allora, il problema è che è super indifferita, però sì, ci sono. Ok, dai. No, dai, ti sentiamo. No, ma in realtà dovresti sentirmi direttamente dal microfono, no? Sì, il problema è che ho la live di Twitch sotto che mi manda in confusione. Eh no, devi spegnere però... il volume della live, se no non si capisce più niente. Per forza, per forza, infatti. Tu, Giulia, la senti? Giulia, così. Ok, perfetto. Ma tu, invece, Morgana non sente Giulia, giustamente. Esatto. Ok, quindi, Giulia, tu senti Morgana? Morgana non sente Giulia. Partiamo benissimo. No, vabbè, perché è normale, perché insomma noi abbiamo una chiamata diretta che funziona col microfono, sto prendendo come fosse Antani, grazie mille. Allora, Morgana, finalmente noi sentiamo la tua voce. Tu hai moderato queste live per un sacco di tempo. Allora, tanto pizzere, ti stanno salutando tutti quanti, ti conoscono benissimo ormai. Sei una celebrità. Ormai c'è la cricca di quelli che mi conoscono meglio, di quelli che un chiacchiero di più, che vabbè, è divertente, si creano situazioni divertenti. Vabbè. Comunque, cosa ti sta portando, cosa vuoi dire in questa live? Lo so, sono molto nervosa in questo momento, è anche un po' accaldata. Anche un po' accaldata, ok. Vabbè, lo siamo tutti, io ho il condizionatore, le ventole, manca soltanto il ghiaccio in faccia, comunque sto morendo di caldo, è una cosa devastante. Inevitabilmente. Comunque, no, purtroppo... Mi stanno chiedendo, non potevi fare una chiamata su Discord con tutti? Dato che Discord lo abbiamo appena aperto, non ci sono tutti, non c'è nessuno al momento, quindi aspettiamo che la gente entri, perché dalle prossime live lo farò, cioè dalle prossime live vi farò entrare tutti quelli che vogliono partecipare, così riusciamo a fare delle domande, insomma, in qualche modo a interagire insieme direttamente. Sono ancora un po' in pochi, in effetti, l'avevo fatto ieri notte, praticamente, sto...
interessante. Ci sta. Io vedo che c'è Ake anche che è in, in attesa. Esatto, che lui è lì prontissimo. Ok. E quindi poi direi che si è guadagnato un intervento. Allora, lo faccio entrare così, volgarmente, immediatamente. Ake, ciao! Aspetta, lo devo smutare. Ake, ciao! No, Ake è mutato. Ti sei da solo, in realtà. Ti sei mutato, Ake? Che cazzo fai? Ake, che cazzo fai? Perché ti muti? Sente super in ritardo, per cui bisognerà... Ah, scusami, non mi... Sto scherzando. Sto scherzando. Ho studiato, domani c'ho l'esame. Ma... Ah, e che cazzo stai a fare in live? Oh. Mentre studio mi rilasso pure, cerco di fare... Ah, tu ti rilassi così, tu sei un masochista, bro. Ma perché in realtà il capitano insegna e noi siamo tutti dei procrastinati, e di conseguenza le cose comunque, anche se fatte, vanno fatte lentamente, con tutte le distrazioni possibili. Eh beh, è giusto. Allora, Ake, tu sei uno dei primi che è entrato nel... Io non ti conosco, sei uno dei primi che è entrato nel canale Discord, quindi ti sei beccato una priorità pazzesca. Effettivamente, che fortuna. No, il momento dai. Più sbagliato, vabbè. No, ci sta. Allora, io volevo chiedervi, così poi torniamo a chiacchierare con Giulia, non lo so, che sentimenti state provando in questo momento nel sentire queste bellissime storie, e se avete delle domande da fare. Ma sentimenti sicuramente non sorpresa, perché ormai ho sentito di tutto, da chi è nato all'estero, anche dalla mia esperienza all'estero, nonostante non sia stata studio, però ormai non mi sorprende più niente, insomma le persone fanno schifo, perché vabbè, lo sappiamo ormai. Sulle domande in realtà non ero abbastanza concentrata con me stessa, mi stavo preparando a questo momento, quindi Ah vabbè, ora ci sta, alla fine so. Sentimenti, ti posso dire che l'ambiente universitario, pure vedendolo da molto vicino, sono studente, ho amici che fanno il dottorato, rendo conto di quanto è davvero un massacro dentro, e sentire queste cose non mi stupisce per nulla. Ma tu cosa studi? Ingegneria, che schifo, abbiamo portato un ingegnere in live, dovevi avvisarmi, che cazzo. Vabbè, se mi vuoi cacciare adesso c'ho un po' di... No, sto scherzando. Ma quindi tu cosa vuoi fare dopo hai finito il... Non il dottorato. Anche perché il dottorato, scegli il dottorato in ingegneria. In realtà non è una cosa... Non è una cosa comune, no? No, infatti non è... No, è per un'elite molto ristretta, e quando entri però c'è un combattimento proprio tra le persone stesse. Tranquillino che... Gli Hunger Game dell'ingegneria. Non posso fare questo perché... Vi diamo un bullone, una vita è una trave. Sopravvivete. Chi sopravvive sopravvive. E combatti contro gli altri, tipo Hunger Games. Giustamente c'ha senso. Va bene, dai. Allora, io torno a parlare con Giulia, vi risposto mestamente nella live. E comunque sì, Ake e Morgana, ci tengo a dirvi che se mai voleste fare dottorati o ricerca o comunque proseguire con gli studi, non dovete badare alle nostre esperienze. Uno, perché io ovviamente vi sto raccontando, ripeto, l'ennesima volta, le esperienze brutte, e però non vi dico tutte le cose bellissime, non ve lo nascondo, il dottorato è la cosa più bella che potesse succedermi, cioè forse non starei qua se non avessi fatto il dottorato, capito? Giustamente, anche perché poi comunque non dobbiamo farci scoraggiare, perché anche noi avremo due storie orribili da raccontare ai nostri amici quando li incontriamo al bar, per cui ci serve fare i dottorati e avere esperienze orribili in prima persona. Cucare meglio, giustamente. Mi dice, sta scrivendo Ryan in chat, ma che dite, al Politecnico di Bari la magistrale di ingegneria si fa sempre? No, parlavamo del dottorato però. La magistrale è importante per tutti, però il dottorato non necessariamente. Tipo, io conosco pochi medici e ingegneri che hanno fatto il dottorato. Non fa quasi mai medici. Come? Non fa quasi mai medici. Sì, no, confermo. Io conosco un amico che ha fatto... Scusa, dicevi? Però la magistrale sei il nulla.
No, la magistrale è indispensabile per sapere che tu, cioè per avere il titolo, perché poi questa cosa divisione triennale e magistrale, diciamo, per darci più tempo semplicemente di capire se vogliamo diventare una cosa o un'altra, se vuoi. Però il medico fa la specializzazione come tutti, però il dottorato c'è qualcuno che lo fa. Tipo, io ho un amico che sognava di fare il dottorato in medicina ed è andato in America a fare questa ricerca specifica su un trattamento particolare per dei pazienti con malattie particolari, eccetera, eccetera. Perché comunque il dottorato che cos'è? Fare ricerca, raga. Devi fare ricerca in un campo molto specifico, devi comunque migliorare le conoscenze in una determinata materia. È quello fare il dottorato. Poi alla fine resti con le competenze e puoi scegliere se fare per sempre ricercatore, ma lo scelgono in pochi, o anche perché insomma dopo un po' ti collassa il cervello. Io ad esempio so che non anche volendo e amando la ricerca non voglio più fare postdoc o quant'altro. Come scegli, come Giulia, probabilmente io sarei andato in industria a questo punto, come erano i piani. Poi ho preso delle strade diverse, adesso sono consulente e quant'altro. Comunque sì, insomma, non demordete e dai, tanto se tu sei ingegnere che te fotte il testo. Sono già fregato, ormai ho questa spada di Damocle sulla testa, quindi è andata, cioè, non c'è niente da fare. Dai, vabbè. Allora ragazzi, vi risposto, grazie per aver partecipato. Se c'è qualcun altro... Ciao Giulia. Ti saluta, perché tu non la senti. Se qualcun altro vuole partecipare alla live, scrivete punto esclamativo Discord, così entrate nel server e trovate. Ci sarà anche Morgana che vi spiega nel caso in cui siete persi, non sapete cosa si clicca, come funziona. E tra l'altro, nel chat locale dei sub c'è una domanda, per cui volendo si può attingere anche da lì, se Impostellina entra in chat vocale. Ok, sì, allora se lei vuole entrare in chat vocale ascolteremo la sua domanda, dai, mi piace sta cosa che adesso state partecipando alle live, bomba. Ok, allora vi sposto nel frattempo, così rimetto Giulia a full screen. Perfetto. Vediamo dove vi devo mettere, in generale, come funziona? Ah, no, sub. Torniamo in sub. Ok, vi sto spostando, dai. Perfetto, no, vabbè, ti ho messo male, scusa. No, tu sei VIP e sub. Sì, vabbè, insomma. Va bene. Ok, siamo tornati. tutto come prima. Cosa stavo dicendo? Sì, a te ti hanno fatto passare la voglia di fare ricerca, o comunque ti è capitata la possibilità di andare a lavorare come nell'industria e hai deciso di prenderla? No, mi hanno fatto decisamente passare la voglia. Siamo proprio a quel tipo. Infatti dillo, perché voglio dire, non voglio scoraggiare nessuno, come hai detto tu, sono situazioni molto specifiche, non devono essere generalizzate e io poi vengo anche da una famiglia di accademici, quindi ero stata molto impostata nel cominciare il dottorato per poi ovviamente continuare a fare un postdoc e diventare professore. Quindi mi avevano in qualche modo indirizzato verso una strada che poi più o meno da metà del dottorato in poi non ho più seguito mia. E ovviamente queste cose si vedono, perché uno comincia a fare una cosa e in 4 anni le idee possono cambiare, non c'è niente di male in questo, quindi quello che dico è che bisogna essere un minimo aperti al fatto che in un tempo così lungo ci siano delle variazioni, ti può cambiare quello che ti interessa fare, puoi decidere che non ti piace quell'ambiente. Perché magari qualcuno che ha fatto una triennale, una magistrale con un Erasmus è già stato all'estero. Io, nel mio caso, per me il dottorato è stato il primo impatto all'estero. Ah, è stato proprio il primissimo, è stata la tua primissima esperienza. Sì, quindi per me è stata anche un po' un insieme di cose, voglio dire, ho per la prima volta conosciuto che cos'è un ambiente accademico che non è quello italiano. E per quanto quello italiano abbia i suoi difetti, anche quelli stranieri ce ne hanno tanti. Certo. E quindi è una scelta che si fa. Nel mio caso mi ha un po' fatto passare la voglia. Vabbè. Comunque hai detto una cosa molto bella che io sottolineo sempre. Cioè, tutti quelli che mi dicono sono deciso, non so cosa fare, se poi sbaglio e quant'altro. Cioè, nessuno ha le idee chiare mai. Cioè, nessuno le dichiara, soprattutto prendetevi il privilegio, il diritto di cambiare idea. Perché alla fine
magari vi rendete conto più in là che avete trovato la vostra vera ispirazione, che non era quella che pensavate prima. Non c'è motivo di essere preoccupati del fatto che non sapete già a 12 anni cosa volete diventare da grande. Magari lo sapete, ma cambierete sicuramente idea 25 milioni di volte. Io volevo fare la cacciatrice di dinosauri. La cacciatrice di dinosauri, quello bello, bello. Io l'allevatore, quindi dovevo tenerti alla larga perché... E poi ho cambiato e ho deciso che devo fare la biologa marina e fare la caccia di calamari giganti. E poi... Vabbè, la biologa marina è una figata. Tipo, a me non ispirava quando ero piccolo, perché io, vivendo a Taranto, davanti al mare, avevo questa idea del contatto con il mondo marino, che era molto, posso dire... Non lo so, cioè avevo l'impressione che... ma io li conosco già, gli animali marini. Ma io gli animali marini li vedo sempre, mi passano sotto le gambe quando vado a mare. Sto scherzando. Però vabbè... Anche quello è bellissimo, bellissimo. No, perché io ho i sensi di colpa perché ho convinto molte persone nel corso degli anni a fare quello che amavano fare, no? Tipo, cioè, i sensi di colpa perché molte persone tipo dicevano io voglio fare medicina, io voglio fare quello perché si guadagna bene. E poi, insomma, parlandoci scoprivo che tipo loro erano appassionati di filosofia, di letteratura, di cose, queste cose su cui, cioè, per cui non si lavora. E dicevo, ma che cazzo te ne fotte a te dei soldi, che te ne fotte a te della medicina, la vita è soltanto una, fai quello che ami fare, che magari se solo se fai quello che ami fare riuscirai in qualche modo a diventare il migliore in quello che fai. Se fai una cosa soltanto perché boh, si guadagna bene, diventerai una merdaccia come tutti gli altri. Guadagnerai bene, sicuramente te la passerai bene, non c'è dubbio, però mamma mia che vita è. E niente, quindi ho sul groppone le scelte sbagliate di un sacco di persone. No, vabbè, no, sbagliate. Io continuo a rivendicare questa decisione, questa scelta. E che cazzo. Volevo lavorare nella paleontologia, alla fine lavoro in teatro. Vabbè, comunque sono un bel lavoro anche teatro. Magari puoi creare il teatro paleontologico. Si può fare, brevettiamolo. La paleontologia del teatro. La paleontologia del teatro, vedi che quella mica sarebbe male. Cioè, vai, cominci a scavare così le ossa dei greci. Infatti, che schifo i soldi. Madonna. No, comunque è vero, dai. Cioè, per carità, il benessere, la stabilità economica è una cosa importante. Perché saremmo degli ipocriti se non lo dicessimo. Se saremmo degli stolti se non lo sapessimo. Però la felicità si trova in altre cose, raga. Puoi essere ricco quanto vuoi, ma sei deciso che mo ti suicidi perché ti fa schifo la tua vita? No, cioè, a sto punto. No, ma poi si possono anche trovare dei compromessi. Smettila di dare i consigli, mi scrivo. hai ragione. Alla fine chi sono io? No, lo dico seriamente. Lo so che stavi scherzando, figurati. Capitano, mi ha fatto entrare nel gruppo Discord. Non mi fa entrare nel gruppo Discord. Strano. Boh, ok. Io ne ho 14 ancora, sono ancora indeciso tra paleontologo e biologo marino. Io comunque veramente, io ho scoperto una passione per un sacco di cose e continuo a essere indeciso. Se voi chiedeste a me, se noi avessimo una comunità, un mondo in cui non lo so, all'età di 40 anni, ecco, non ce l'ho 40 anni, ovviamente. Però anche all'età di 50 anni diceste a una persona, adesso decidi cosa studierai e cosa diventerai. Io comunque non ti saprei scegliere. Non saprei cosa decidere. E ci sono troppe cose che uno vorrebbe fare. Wow, mi piace quello, mi piace anche quello. Ma forse quello mi piace di più, ma lì è forse più figo. È un casino, come si fa? Avendone già fatta una, però forse non può... Vabbè, ma noi stiamo parlando in un mondo ipotetico in cui non l'abbiamo fatto, capito? Allora, voglio far partecipare un'altra persona. Vedo che è entrato questo Edo nel gruppo per partecipare alla chat, quindi io lo faccio partecipare così. Vediamo un pochino cosa vuole dirci. Eccolo. C'è un commento nella chat che dice che sei un rettiliano che fai la parte del cervello. Sì, sono un rettiliano. Ah, Edo si è levato. Edo non voleva partecipare. Edo, ci sei? Sì, sono qui. Eccoci, ciao. Ciao Edo,
benvenuto, ciao. Ti ho buttato nel gruppo dove si parla, cioè adesso sei, ti ho buttato in live, tu stavi qua a vederti la per i cazzi tuoi e ti ho buttato in live. Ma mi si sente? Sì, ti si sente. Perfetto. Dai, tu invece come cosa fai nella vita? Adesso sono alla ricerca di una nuova occupazione e domani appunto fatalità devo trovarmi su una pizzeria a vedere cosa riesco a occuparmi, insomma. E comunque, cioè, seguo il club pirata e nel tempo libero seguo sempre le mie passioni, ho fatto sempre l'operaio e ogni tanto ti ho seguito anche a certi tuoi spettacoli. Dai, compa, mi fa troppo piacere. Ho già incontrati due volte, sì, anche a Bologna. Ah, dai, fa troppo piacere. Posto proprio era prima della quarantena. È stato molto piacevole, cioè, dopo è stato spiacevole che ci siamo bloccati tutti, però è stato sì. Vederti un ultimo momento. Ma quindi tu lavori con le pizzerie o vuoi iniziare a lavorare? Nel campo dei ristoranti. Stavo pensando di andare all'estero, appunto, da mio fratello che sta in Germania, anche mia madre. Ma tu sapessi quanti italiani che vanno all'estero per fare... Lo so. Mamma mia. Ma difatti già inizio anno e la situazione era un po' critica là da loro, giustamente. Dopo a metà febbraio, e metà gennaio e febbraio anche da noi, e difatti sono saltati un po' tutti i programmi. Cavolo, immagino. E anche adesso, siccome stanno a nord-ovest col confine dell'Olanda, là veramente mia madre mi racconta tutti i giorni purtroppo che la situazione è abbastanza critica, ho preso sotto gamba, come avevi anche confermato te. Sì, là sono cose da pazzi, ma vabbè, in realtà loro cose... sì. Dico, in realtà loro sono stati fortunati perché sì, l'hanno presa sotto gamba, però non hanno avuto il picco cattivo come da noi loro, sì. Cioè, se loro avessero avuto la stessa casistica che abbiamo avuto in Italia sarebbero passate malissimo, perché noi l'abbiamo preso seriamente, adesso abbiamo fatto decrescere, diciamo, il pericolo, anche se insomma mettiamo le mani in avanti, però certo. Quindi il pregiudizio degli italiani la stanno ingigantendo un po' più del necessario, invece dopo purtroppo no il caso. Una situazione molto più seria e grande che anche loro appunto si sono ritrovati. Sì, okay. Ma andiamo avanti e parliamo di qualcosa di più piacevole. No, ti volevo fare un'ultima domanda, dopodiché ti risposto. Sì, certo. Io sono molto curioso perché io ero molto preoccupato, sì, per le attività, no? Perché dato, certo, che tu lavori comunque con le pizzerie, cioè, no, perché io ero un sacco preoccupato per i locali che chiudevano con la, certo, con il coronavirus. È devastante. Ma la situazione, cioè, voglio dire, si è stabilizzata? Hanno ripreso tutti a lavorare? O ormai sono tutti falliti e dobbiamo preoccuparci? Certo, non tutti. Chi poteva lavorare e permettersi di fare le consegne da asporto continuavano anche a pre-lockdown, in lockdown totale, tra virgolette. Dopo appunto logicamente i ristoranti come tutti i bar devono adottare le nuove normative per mantenere il distanziamento sociale, quindi sai che prima, come appunto anche dicevi te, nei teatri potevi magari portare dentro su un locale 50 persone, sai che come minimo ipoteticamente ne tieni 20-25 o meno della metà, perché appunto devi mantenere gli spazi nei locali, nei tavoli, e diventa sempre tutto più problematico per i costi e dopo i relativi guadagni generali, ed è sempre un inghippo. Non per ultimo passa in primo piano appunto la questione del contagio, perché tra scambi di persone che con un minimo personale tradisce avanti e indietro non è proprio un problema da meno, però c'è sempre da mettere in ballo anche quella situazione là, e dopo di conseguenza anche i soldi. Ed è un po' grave, penso, come un po' dappertutto, a meno che uno non lavori in smart working, appunto, non si pone il problema, certo. Sennò è un po' delicata come situazione. Minchia, io sono andato in un paio di pizzerie da quando hanno riaperto tutto, però devo dire, mi hanno stupito tre cose. Uno, che non hanno più i menu, adesso sono tutti i menu digitali. Tutto digitale, sì. Che è una figata. No, è giustissimo, col codice QR. Sì, quello è... praticamente il menu è in formato digitale. Questo è veramente, lo potevano fare da prima, diciamo che abbiamo fatto un passo. Sì, no, non è stupida come idea, no. Anche appunto i pagamenti online, anch'io fino a prima ero un timorato di Dio, tra virgolette, dei pagamenti online, cioè
prendevo i contanti e facevo tutti i contanti anche magari con qualche spicciolo. Ma magari se qualche spicciolo è una spesa da 2 euro, 2,50 euro, dico io, è più fattibile se c'hai i soldi in tasca. Se no, cioè, cavolo, c'hai il telefono con l'applicazione o una tessera, e come hai detto te, appunto, vai in giro per il mondo, tutto il mondo funziona in quella maniera là, col digitale, cioè funziona, perché non adoperarla? No, infatti, d'accordo. Penso che molti si sono svegliati, anche io, su questo settore. No, una volta che sei stato, la paura iniziale ci sta, ma una volta che sei stato svezzato non torni più indietro. E, cioè, tanto come tutto, fai le protezioni password, e se c'è qualcosa continui sempre ad aggiornare o a fare sempre protezione, se qualcosa deve andare male, penso tu da fisico conosci ancora meglio le implicazioni, se qualcosa deve andare a male, cioè fa male e basta. Beh, certo, certo. Va bene, Edo, grazie mille. Ti risposto nella chat di sub. Grazie dell'intervento. Buona serata, alla prossima. Buona serata. Senti, ti volevo fare una domanda, Giulia. Mi senti? Ah, scusami, perché non stavo guardando lo schermo, non avevo sentito. Dato che abbiamo parlato di pizze, dato che tu vivi in Scozia, qual è la situazione? E qual è la pizza più brutta che tu abbia mai mangiato? Allora, la situazione, vabbè, al momento ovviamente qui in Scozia è ancora tutto chiuso, hanno tenuto delle regole molto più strette rispetto all'interno. E quindi hanno riaperto oggi i pub. Sarà... Ah, adesso li hanno riaperti i pub in Scozia? Ah, figa. E, tra l'altro hanno riaperto quelli che si chiamano Beer Gardens, che sono questi... La traduzione letterale è giardini della birra, ma non suona molto bene. Comunque, sono delle specie di cortili che hanno molti pub per l'estate. E, una sorta di mercato, diciamo così, con molte attività che lavorano insieme, giusto? Sì. Quello che succede è che molti pub hanno degli spazi esterni e quindi la gente può stare lì perché hanno comunque una regola di 2 metri di distanza che ovviamente è mantenuta, e quindi può incontrare più persone, ma solo all'esterno, perché i pub possono aprire, ma solo se ci può sedere fuori, che è molto dipendente dal meteo, perché in Scozia è una scommessa non indifferente sedersi fuori in un pub. Comunque, quindi qua in realtà i ristoranti e le pizzerie in questo caso stanno facendo tutto lo asporto, perché sono ancora più. A Edimburgo la situazione è un po' meglio, perché abbiamo trovato un ristorante italiano buonissimo, dove pizze sono veramente buone, però devo dire che ne ho viste alcune con ananas e kiwi. Ananas e kiwi? Artefoc, benvenuto. Ananas e kiwi comunque è osceno, come ananas e kiwi? Ma perché devono sempre alzare l'asticella? Tu dici, vabbè, hanno fatto già il danno. No, facciamo qualcos'altro. No, ho visto delle paste con il ketchup invece della salsa di pomodoro. Vabbè, andiamo sul classico lì, dai. Se non mettono il ketchup non c'è gusto, non è italiano quasi. No, ma poi voglio dire pasta precotte, quindi pasta bollite, scolate, lasciate stare in frigorifero, appiccicate. E poi l'altra cosa che fanno qui sono deep fried, cioè fanno fritto, sì, e sì. Fanno la deep fried matza, cioè il matza. L'ho assaggiato, ci ho fatto pure un video su quello, mazza che bomba. Allora, questa cosa è un problema, perché okay, è ok che se tu friggi una cosa diventa più buona, se friggi una cosa buona diventa ancora più buona, però c'è un limite a tutto, cioè il Mars è già una bomba a livello di valore nutrizionale, cioè tu mangi un Mars, stai a posto per 3 mesi, non hai più bisogno di nient'altro, poi me lo friggi, mamma mia, Lupo 995, benvenuto. E quindi quello che succede è che ci sono questi posti dove prendono una pezza di pizza e se la pizza. Aspetti, sto sentendo male, Giulia, stai saltando un pochino. Riprova a parlare? Stavo dicendo che ci sono alcuni posti dove il pranzo di pizza, il pranzo viene messo a friggere, viene fatto deep fried pizza. Cioè friggono il trancio di pizza? Ma Cristo, perché? Brolinieghi, benvenuto. Perché è tutto più buono. Sì, ho capito. Ma no. Allora, sono sicuro che se ci sono dei siciliani che ci stanno ascoltando saranno d'accordo con questa roba. Perché i siciliani la frittura la amano. Amano tanto. Lo posso dire per sulla mia pelle, perché mi stavano per friggere pure a me in Sicilia.
No, comunque, mamma mia, il dolore proprio. A me in Olanda mi ricordo che c'era comunque questa pizzeria che faceva la pizza banana e la pizza fragola. E io, io mi incazzo, onestamente. Perché poi, capito, il nome era Bella Italia, ma vaffanculo. Cioè, mo è che dopo fare come che cosa luna andiamo, smontiamo la transenna proprio. Ma no, ma anche perché voglio dire, una cosa la banana, la fragola, puoi farla tipo come piadina, come waffle, cose che puoi fare in quella cosa lì, ma non chiamarla pizza. Ma sì. Allora, senti, io faccio entrare altre due persone. Sentiamo il parere, anzi, le facciamo entrare insieme. Ma facciamo entrare Impostellina. Ciao, Impostellina. Francitran, pure lui, facciamo entrare. E Dranlu87. Toh, tre persone abbiamo fatto entrare adesso. Ciao. Facciamo entrare Impostellina. Mi sentite? Mark, benvenuto. Ok, ci sono, forse. Forse. Ok. Lo devi dire tu se ci sei, non è se forse. Per ora sì. Dai, ci siamo. Ok, tu sei in... Aspetta, vado su Discord così lo vedo. Tu sei... Tu sei... Impostellina. Vabbè, già. Ok, abbiamo anche altre due persone. Devi abbassare un pochino il volume. Perché sento il mio ritorno. Ah, ok, subito. Poco poco. Dranlu87 e Francitran ci sono pure. Però ciao. No. Ah, ok, ciao. Dranlu87 sei tu. Dai. Sì. E voi cosa fate invece nella vita? Oltre a essere membri di questa chiama in Germania. Come? Sto facendo un postdoc in Germania. Mamma mia, ecco, l'abbiamo trovato un altro. Mamma mia. In cosa? Chimica. Sono uno stereochimico. Pure tu sei un chimico. Sì. In cosa? Chimico? Spettroscopista di stereochimica. Mi occupo sia della parte computazionale che sperimentale. Ok, ok. Mamma mia, mi ferisci. Perché? No, sto scherzando. Io in realtà mi piaceva un casino la spettroscopia, solo che veramente è tanto mnemonico, devi sapere tanto tutto. Troppo. No, ma no, in realtà no, dai, io ho una pessima memoria. Quindi mi assicuri che lo puoi fare anche se... No, perché sì. Quella è una questione di abitudine. Quando ho fatto gli esami in cui si faceva spettroscopia o stavo usando la spettroscopia in generale, diventavo fortissimo. Poi dimenticavo tutto nell'arco di due settimane. Sì, no, quello è normale. No? Anche io se non la uso per una settimana mi dimentico tutto, nonostante tutti questi nonostante anni. Abbiamo un dottore, vabbè, ci sta. E gli altri invece cosa fanno? Io niente di tutto ciò, perché sono in un ramo più umanistico e sono ai beni culturali. Beni culturali, vabbè, insomma. Anche, vedi, spettroscopista e beni culturali. Vedi che si adatta, sì, da Dio, te lo può assicurare lui. In un certo senso sì, cioè, io non me ne occupo, però c'è una branca della spettroscopia che se ne occupa. Faccio. Io c'avevo un collega che stava con il laboratorio sotto il Louvre e facevano, sì, tecniche spettroscopiche per anche datazione, per capire i materiali. Sì. Usa un sacco di XPS per... XPS, io l'ho usata da morire XPS, mamma mia, schifezza. Sto scherzando. Sono d'accordo, però. No, io la usavo l'XPS, ma non mi avevano, cioè, non avendo il patenti, avevano solo uno strumento da usare per tutto il laboratorio, magari per tutto il campus in realtà. Quindi noi dovevamo preparare i campioni e poi in pratica dovevamo semplicemente supportare l'addetto all'XPS tamponandogli la fronte mentre lui preparava le cose. Questo era il nostro compito. Per chi non lo sapesse, l'XPS è uno strumento che ti permette, dicendolo alla buona, anche di sapere quali sono gli elementi presenti su una superficie. L'ho detta proprio alla buona, dai. Usando i raggi X. Usando il importante, perché fa figo. Dettaglio importante. Lo stavo giusto, sì, giustamente. Quella X sta per X-ray dystrophy. Cos'era? Pronto? Sì. No, per un attimo non ho sentito più nulla. Mi sa che si è aggiunta la terza persona. Che prima... ci sta la terza persona? Sì.
No, ho attivato il microfono, mi ero accorto che era disattivato. Ah, vabbè, non ti preoccupare. E tu invece cosa fai nella vita? Allora, io sto cercando di finire ingegneria dell'energia a Pisa. Ingegneria dell'energia, un altro ingegnere, Bobberka. Sì, mi dispiace per tutti, ma... Ma l'ingegnere dell'energia alla fine ti inventi un transformer, è quello. No, diciamo che sono due ingegnerie, una è l'ingegneria energetica e una è ingegneria elettrica, che al triennio vengono messe insieme, poi c'è la specializzazione alla magistrale. Ok, ma stai facendo la triennale quindi tu? Sì, sto cercando ancora di finire, mi sono rimasti tutti gli esami più, diciamo... che non mi stanno invogliando a farli, ecco. E non ti stanno purtroppo invogliando, vabbè, che se non sarebbero esami altrimenti. Sì. Purtroppo mi sono fatto tutti gli esami che mi piacevano subito e vabbè, errore mio. Cosa stacca. No, sta il tuo microfono gracchia leggermente, ma non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso. Ti accettiamo anche se gracchi il tuo microfono. Sei tu che stai gracchiando? Questa è la cosa che dobbiamo un pochino scoprire. Può essere anche il problema di connessione, che sono ritornato a casa e c'è una connessione più lenta della preistoria, quindi... Ok. 56k. Dopo ritorno al futuro, cioè ritorno a casa. Magari 56k. 56k. Vabbè. Volete aggiungere qualcosa circa la vostra esperienza, in particolare il ragazzo che lavora con l'XPS, o meglio con non lavoro con l'XPS. Allora, io sono andato a cercare in italiano spettroscopia fotoelettrica a raggi X. Mi ero dimenticato che era fotoelettrica la parola. Infatti vabbè. In italiano l'XPS. Allora ho ragione, scusa. Perché lo traduce così? Boh, ok, dimmi, scusami. No, quello che vorrei dire è che chiunque abbia veramente intenzione di fare un dottorato, di valutare seriamente di farlo all'estero prima di tutto, perché comunque è un'esperienza che ti cambia la vita. E anche se è costretti, tra virgolette, a farlo in Italia, di sfruttare il periodo all'estero durante il dottorato che si fa in Italia per appunto fare questa esperienza all'estero e vedere effettivamente un ambiente completamente diverso da quello italiano nell'ambito della ricerca. E soprattutto una cosa molto importante è che ti permette di creare delle relazioni e un network di lavorativo che poi ti apre, diciamo, una marea di possibilità in futuro anche al di fuori dell'università, anzi soprattutto fuori dall'università, perché all'estero la carriera accademica non è molto gettonata, perché paga molto meno rispetto all'industria, quindi molti ragazzi fanno il dottorato e poi si spostano nell'industria, oppure fanno un postdoc dopo il dottorato perché ancora si devono assestare, però poi si aprono delle strade veramente infinite da questo punto di vista, sì, oltre alla carriera in accademia ovviamente. Sì, anche questo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché in effetti non l'avevamo detto. Il fatto che il networking, il network di persone che tu conosci durante il dottorato, ma non solo, anche di contatti di persone che hai conosciuto, eccetera, eccetera. Anche le conferenze, io c'ho delle persone che hanno partecipando alle conferenze hanno trovato i posti di lavoro. L'ho assistito una volta, l'ultima che ho fatto, quella a Reston in Washington, c'era una ragazza che ha fatto una presentazione, è stata avvicinata da un'altra che ha fatto: ciao, io sono la CEO di questa nuova azienda, lavoriamo la carta, bla bla bla, facevano questi un nuovo materiale simile alla carta, insomma. Ha fatto: ti piacerebbe di lavorare con noi? Ha fatto: ma io ho iniziato adesso il dottorato. Ah, va bene, riparliamo. Questo è bello. No, ma a me è successa la stessa cosa, nel senso che mi trovo qui adesso perché l'anno scorso a un convegno ho conosciuto il mio attuale capo che mi ha proposto questo postdoc. Ah, ok, ecco, quindi... perfetto. Io ho visto anche scene orribili da questo punto di vista. Una scena orribile sempre della mia professoressa, che mio Dio, si riduceva in una situazione proprio disumana quando c'erano le conferenze. Diventava tipo questa sorta di, non lo so, arrampicatrice sociale. Non lo so. Sì, e quindi, una volta alle conferenze se ne vede di ogni. Mamma mia. Anche premi Nobel ubriachi. Ah, beh, quello sì, lo posso confermare.
Tu, Giulia, hai beccato un premio Nobel ubriaco, comunque. Sì, è la parte peggiore quando si iniziano a parlare alla stampa. Ah, ecco. Ecco, sì, sì, in effetti quello può essere alquanto problematico. No, comunque, che stavo dicendo? Sì, lei praticamente è successa questa cosa, ha beccato un professore. Lei, non so perché, era disperata, voleva per forza fare networking con tutti. E con alcuni ci provava, però in realtà era networking, capito? Cose varie. Quindi perché, che succede? No, non si ubriacava tra l'altro lei, perché lei era molto molto ligia al dovere, però dipende, per alcune cose andava bene. Vabbè, insomma, becca un professore famosissimo e proprio lo punta e ci corre addosso, quasi lo investe. Vampirotto, benvenuto. E le fa: ciao, io sono quella tizia, ti ricordi, siamo amiconi? Lui fa: no, in realtà non ho idea di chi cazzo tu sia. Ah no, ma come, eccetera eccetera. Poi dopo un chirigoro le fa: un mio ex studente adesso lavora per te. E lui fa: ah, mi fa piacere, come si chiama? Tizio. Ah, non mi ricordo, siamo in tanti, non... Ok. Poi dopo, dal nulla, le dice questa frase: adesso io penso che sia perfetto se lei passa a me uno studente suo, così abbiamo fatto scambio. Il problema è che tu dici: stava scherzando, no, stava parlando seriamente. Ha ammorbato i coglioni a questo poveraccio per tutta la conferenza, perché voleva uno studente da lui, per poter dire: questo studente me l'ha dato lui, questo nuovo dottorando praticamente me l'ha dato lui. Che mio Dio, è osceno, è terrificante. Ci siete? Sì, no, è assurdo. Di cose del genere a te è successo, ad esempio? Non a questi livelli, però ci sono persone che insistono in vari canali. Poi dipende anche dal livello della conferenza. Ci sono conferenze dove avviene di più e altre dove avviene di meno. Sì, però sì. Non è una cosa non comune, ecco. È una cosa che succede. E tu come ti stai trovando in Germania? Diciamo bene, sono arrivato a marzo, quindi praticamente poco prima del lockdown, quindi... Ah, proprio le beccate. Non il migliore dei periodi per trasferirsi. Okay. Però tutto sommato non è... per ora va bene. Vediamo questi 2 anni come... Ma tu hai fatto già il dottorato in spettroscopia e poi hai deciso semplicemente di continuare? Io ho fatto il dottorato, sono laureato in stereochimica organica, ho fatto il dottorato in chimica inorganica e stereochimica. Ha messo insieme tutti dopo... due, insomma, alla fine. Sì. E poi dopo ho fatto un anno di postdoc in Italia, sempre in stereochimica e spettroscopia. E un anno in America e adesso sono qui. Ok. Dai, figata. Insomma, nomade. Però è bello. Cioè, queste sono le esperienze. A un certo punto, se va come è andata a me, ti romperei i coglioni e direi basta. Adesso non voglio più muovermi. Diciamo che mi sono ripromesso che questo sarà il mio ultimo postdoc. E dai, è arrivato... Con questi 2 anni miro ad abilitarmi da associato e poi cercare finalmente una dimora. Dai, te lo auguro, così abbiamo un membro della ciurma ai piani alti dell'accademia tedesca e possiamo dettar legge anche lì. Va bene. Speriamo. Ragazzi, grazie mille, vi sposto di nuovo nella... grazie a te. Su Bolli. Grazie a te, capitano. Grazie di aver partecipato, raga. Aspetta che vi sposto. Voilà. Tu hai detto... stampa, perché il disagio di parlare con la stampa quando sei ubriaco. Giulia, non ho sentito. Tu stavi dicendo una cosa imbarazzante che è successa alla conferenza. Ah sì, no, stavo dicendo, il problema è che io sono che spesso viaggiavo con una delle strutture, comunque dei gruppi titanici, si ubriacavano tutti come cioè erano veramente messi molto male, e quindi ho avuto dei professori che mi hanno, che tra l'altro tu li incontri normalmente, sono serissimi, perché sono il gelido britannico, e poi te li trovi. Il gelido britannico sembra il nome d'arte proprio, chi è lui, il gelido britannico? E poi te li trovi di fronte
ubriachissimi di caipirinha, perché eravamo anche in Brasile, e qualche genio aveva deciso che il conference dinner, la cena della conferenza, sarebbe stato in un nightclub. Ah, beh, appropriato, tra l'altro. Quindi, mio Dio, io mi sono vista avvicinare da questo professore che conoscevo benissimo, e mi ha presa e mi ha detto che avremmo ballato la samba, e non potevo dire di no. Vabbè, abbiamo ballato la samba. Ok. Dovevo fare? Vabbè, sì. No, perché sembra il nome di un villain dei comics, esatto, il gelido britannico, ovvero. No, ma perché cioè, ci sono state anche altre situazioni, ce ne ho vissuta una, questa molto più imbarazzante, perché era successo in realtà prima, durante una conferenza in America, eravamo tutti nello stesso albergo, durante la notte c'è stato un allarme antincendio. Ok. Quindi alle 3 di notte ovviamente erano tutti nel panico, c'era odore di fumo, così, e quindi io sono uscita in pigiama, ovviamente, e mi hanno diretto verso le scale antincendio. Ho girato l'angolo e ho trovato questo famosissimo professore di un'università californiana, appunto, che avevo vagamente incontrato il giorno prima e che conoscevo, e lui conosceva me perché lavoravamo sulle stesse cose e quindi avevamo avuto un minimo di corrispondenza, però era la prima volta che lo vedevo, diciamo, di persona, da soli, e mi ha visto in pigiama. Lui era perfettamente vestito, non so perché lo fosse alle 3 lui di notte. Lui dormiva così, lui è così che dorme. Io ero lì con il mio pigiama gattini rosa e mi ha visto e siamo scesi dalle scale tranquilli. Il giorno dopo, quando c'era la mia presentazione, e lui ovviamente era il chair della mia sessione, quindi ovviamente, era quello, certo, ovviamente, certo, era quello che mi presentava, lui davanti a tutti ha detto: "Oh, che bello finalmente vederti vestita". Merda. Ok. L'ha fatta un po' apposta, dai. Probabilmente sì, beh, direi. Pigiama con i gattini rosa, molto apprezzato, sto vedendo dalle persone. Ha vinto. No, comunque sì, insomma, cose del genere le ho viste pure io, tra gente ubriaca che balla, gente che perde proprio dignità. Però ecco, ti voglio raccontare questo aneddoto e poi basta, poi chiudiamo, perché ho incontrato anche le conferenze dei personaggi assolutamente disgustosi. Non disgustosi, ma diciamo molto strani, molto più strani di quanto uno si aspetterebbe. Allora, forse l'avevo già raccontata questa storia, non mi ricordo. Però in pratica stavamo alla conferenza alla Rochelle, una conferenza di chimica verde, quello di cui ho fatto io il dottorato. E in pratica c'è questo professore che ha organizzato la conferenza della ACS Society in America, a cui dovevo partecipare. Insomma, mi metto a parlare con lui perché sembrava, non sembrava simpatico in realtà, solo perché avevo organizzato la conferenza dove dovevo partecipare, quindi vabbè, dai, stiamo mangiando, stiamo bevendo la serata di gala, quella che fanno sempre. E in pratica lui si guarda intorno e dice: "Che schifo questa conferenza". Dici, a me sembrava fantastica, cioè è tutto preciso, avevano preso un hangar dove ci avevano messo i tavoli, c'erano sti tizi e stavano portando proprio cucina, hai presente quella curata, quella perfetta, quella proprio gourmet? E lui: "No, che schifo sta roba, che schifo". Vabbè, ok, ci sediamo, io stavo con un altro professore a fianco, simpaticissimo, lui si siede, gli portano il primo, lui guarda il primo e dice: "I don't eat this", non lo mangio. Perché? Mi facevo noi, scusa, perché non lo mangi? Sembra buonissimo. No, c'è del pesce. E quindi? Microplastica e mercurio. Dice. Cosa? Dice, vabbè, glielo prendiamo noi e ce lo mangiamo noi. Quindi, non lo vuoi, nessun problema, ce lo mangiamo noi. Gli portano il secondo e gli mettono davanti la fettina di carne. Oh, raga, io non sto scherzando, lo so, sembra una barzelletta. Gli mettono davanti la fettina di carne e lui non la mangia. Io faccio, non ha fame, cioè non le piace. No, non mangio la carne rossa. Ah, ok. E come mai? Cancro. Fa venire il cancro. Vabbè, la mangiamo. Gli prendo il piatto e ce la mangiamo. Oh, arriva il dessert. Era un quadratino così di brownie ricoperto di cioccolato. Non era un brownie in realtà, una cosa simile, però c'era cioccolato. Lui prende un pezzettino, lo assaggia,
e lo lascia, lo sposta così. E facciamo, non lo mangia, è brutto, fa schifo. Ok, lo mangiamo. Nessun problema. Insomma, noi abbiamo mangiato tutto quello che sto tizio stava lasciando, no? Però eravamo abbastanza perplessi. E io mi sono cagato sotto perché ho detto, ma sto qua è il quello che ha organizzato la prossima conferenza da cui a cui andrò. Che cazzo di conferenza sarà? Ma sarà una merda. Infatti era una conferenza di merda, ragazzi. Una conferenza proprio, ma di merda. Si nutrirà di fantasia, ah, di fotosintesi. Ragazzi, una conferenza di merda. Bella, no, la conferenza di per sé, gli speaker bellissima, ma arriva l'ora di pranzo e lui fa, se volete c'è un ristorante qua dietro l'angolo, c'è una pizzeria, potete andare e trovare. Ma come, Salazar, benvenuto, 4 mesi ormai il disagio è parte di me, ci sguazzo dentro con gioia. Grazie a te, compa. E ti dici, ma come? Cioè, la conferenza, che costa un fracco di soldi, perché partecipare a una conferenza a volte costa 600-700 euro, pure di più. Sono venuto in America per una conferenza e non mi offri manco, cioè non metti manco un cazzo, ne so, un piccolo buffet, un pranzo, Avevano soltanto il caffè e qualche dolcetto, dei pacchetti la mattina. Ma io dico, è della ACS Society poi. No, infatti, cioè, sono abbastanza ricchi. Ma, Dio, arriva la serata di gala. No, c'era la serata di gala. Allora, già a pranzo un cazzo, ne andavamo al ristorante, pagavamo, cioè noi, cioè, generalmente, vi ripeto, c'è un ristorante, organizzano loro buffet, organizzano loro, non lo so, delle tavolate. In Spagna poi quegli sboroni de merda una volta organizzarono alla conferenza Carbon, pure quello, un giornale famosissimo, eccetera. Ogni giorno un tema diverso, c'era portate a non finire, gioia che colava dai muri, una cosa incredibile. Questi qua proprio, vabbè, arriva la serata di gala, che generalmente è il momento in cui, non lo so, la gente si veste bene, si mangia insieme, si va a bere insieme in questo posto riconosciuto. Una serata di gala, però organizzata da una conferenza scientifica, generalmente è una cosa molto figa. Oh, lui dice, bene, andiamo al pub. E io, vabbè, a me piace il pub, però, vabbè, andiamo al pub. Lui entra, aspettiamo fuori mezz'ora, lui esce e fa, hanno detto che siamo troppi, proviamo all'altro pub. Cioè non ha manco prenotato! Non ha manco prenotato! Siamo 200, 300, dove, secondo te, dove cazzo, il pub, mio Dio, con tutti i soldi che ti ho dato, mio, che schifo. Che schifo. Le conferenze americane sono tutte così, comunque. Ve lo posso assicurare. Sono tutte così. Cioè, noi in Europa facciamo le cose proprio. Oh mio Dio, professore, come mai lei ha un certo languore? Posso offrirle lo gradisce il 14° caffè della giornata? Ha assaggiato questa cosa? La possiamo portare in braccio? Nah, tenga una penna e un cazzo di taccuino per segnare, per scrivere. Manco quello, porca puttana. Cioè, loro, niente, avevano preso questo mezzo albergo, cioè avevano fatto la conferenza, ma niente. Proprio, mamma mia, che tristezza. Ci ho rimasto molto male. No, ma ci sono dei casi simili. Devo dire che anche io ho avuto soprattutto un supervisor che non mangiava niente. Non mangiava zucca, non mangiava pesce, non mangiava verdura, mangiava solo carne e patatine fritte. Carne e patatine fritte, che è salutare, come sappiamo noi. Salutare, e quindi almeno 13 anni di vivi, cioè. Quando ero seduta di fianco a lei, infatti lei mi faceva controllare, perché era anche allergica ai peanuts, alle vitelline, quindi a tutti i peanuts. E quindi faceva anche controllare me se c'erano dentro, tipo, no, pure il pezzo ero la cavia, vabbè. Ah, pure, vabbè, ok. Anni ce ne sono, e devo dire, alcune conferenze sono molto meglio di altre per quanto riguarda il tuo periodo, perché ce ne sono alcune dove veramente ti mandano in un ristorante e te la fate te stesso, altre addirittura fanno cena in battello, altri con meno giudizio in un nightclub a Rio de Janeiro, ma quello dipende un po'. Quello dipende un pochino. Sì, comunque, non lo so. Per chi non lo sapesse, ragazzi, ve lo dico. Insomma, è così che funzionano le conferenze, comunque. Proprio è uno standard. Lo standard è, tu vai... allora, ti rimetto... Ok.
tu vai a, alla conferenza per seguire le, la roba. Allora, ci sono delle cose che si fanno. Prima tu arrivi, c'è la reception, diciamo così, ti danno generalmente una busta, una borsa, dove dentro ci trovi come minimo il programma della, della conferenza, il, un quaderno dove segnarti le cose e una penna. Questa è la base. Quelle sborone ti regalavano altra roba, tipo in Spagna, io appena arrivato mi hanno dato due bottiglie di vino, oltre alla, alla borsa, tutto quanto, due bottiglie di vino rosso. Io l'ho detto, ma io devo ripartire con l'aereo fra 3 giorni. E berle tutte. Era una cosa, mi stavano invitando a bermele in 3 giorni, vabbè. Cosa che poi io ho chiesto supporto a qualcuno, ce l'abbiamo fatta. E poi che succede? Generalmente ci sta, ci sono le varie sale in cui si fanno le conferenze, però... La conferenza si pagano cara, si pagano molto care. Gli studenti hanno degli sconti, i professori pagano di più, gli industriali ancora di più, a meno che non sia uno sponsor. Però si pagano tanto e i prezzi possono andare anche oltre 1000 euro. Quelle economiche sono 300-400 euro. Perché si paga le conferenze, sono i costi dell'organizzazione, esatto, fondamentalmente. Sono i costi per far mangiare tutti, esatto, e poi sono i costi di prenotazione dei luoghi che vengono utilizzati, sono molto spesso alberghi. Io sono stata anche in, in resort sciistici fuori stagione. Cioè, sono in generale dei posti molto grandi che permettono di ospitare un gran numero di persone che siano anche vicine a degli alberghi e a delle zone, diciamo, di ospitalità generale. Certo, e poi ovviamente se ci sono dei, dei main speaker anche per pagare i voli e quant'altro, però tutti gli altri devono pagare e ci sta. Infatti tutte le conferenze ridanno, tra virgolette, questi soldi spesi, reinvestono nel far star bene quelli che vengono alla conferenza. Quindi io ti ho pagato 500 euro per assistere 4 giorni di conferenza. In quei 400, 500, 600, dipende, io generalmente costavano 450, ci sta dentro, non lo so, il buffet, la serata di gala organizzato, le varie pause. Per quello io mi lamento di quello che ho visto in America, non, non per, diciamo, perché voglio sfruttare o quant'altro, ma perché Cristo santo, cioè, ti ho pagato tutti sti soldi, ho pagato il volo, tasca mia ovviamente, perché mica li lo pagano loro, ho pagato gli alberghi, tutto quanto, i mezzi, cioè non mi fai manco mangiare, ma che cazzo, cioè, allora pigliati tutto, cioè non lo so, pigliati tutte cose. Sì, ma poi gli organizzatori fanno delle scelte discutibili anche per quanto riguarda la location, perché ovviamente ci sono per esempio in Italia le location standard che possono essere Capri, Taormina per le conferenze estive, ci sono i posti standard che vengono scelti, però ci sono anche in America i posti più assurdi, cioè perché vengono l'organizzatore è magari un appassionato sciatore o montanaro, sì, e quindi sì, decide che la conferenza sarà in Colorado con un albergo che appunto è un resort sciistico fuori stagione a 3000 metri con gente che collassa perché non è abituata, parte da... Edimburgo, che è sul livello del mare, sì, sì, a terra Denver, e poi arrivi. Tra l'altro, poi bisogna fare dei giri per arrivarci. Ma comunque, una volta che ci arrivi, poi io ho visto gente con lo spray all'ossigeno perché non riuscivano a salire le scale. Mamma mia, no. Comunque, sì, è vero, è vero. Poi alla fine sono persone che organizzano, sono, quindi capita delle volte in cui la scelta è anche giusta, e altre volte. Però devo dire, molto spesso, hanno fatto attenzione. Però vabbè, ti ho detto, ci sono state delle volte in cui ci hanno trattato da Dio, in cui siamo stati bene. Io poi non è che chiedevo, cioè, penso che nessuno chieda troppo. C'erano delle volte in cui la conferenza c'aveva un buffet del cazzo, c'erano 4 panini, eccetera. C'erano delle volte in cui c'era il ben di Dio. Io c'ho un sacco di conferenze girate come diario di bordo, che non ho mai montato. Mi ero ripromesso di montarli durante la quarantena, e solo che ho procrastinato. Si è sommato cose, vabbè, ok. Però lo farò prossimamente. Tipo quella in Spagna ve la voglio far vedere, perché è inimmaginabile la quantità, anche esagerata, cioè secondo me era proprio esageratissimo, di cibo che c'era. Cioè tu aprivano le porte dell'inferno, c'era il ristorante tipo dentro la conferenza, dentro la sala conferenze dell'albergo, con tutti i tavoli già pronti, e tipo
infinite, cioè un'infinità proprio di tavoli con il buffet. E, ma non è buffet buffet, c'era gente che tagliava un cazzo, cioè un prosciutto gigante. I matrimoni, è presente un matrimonio? Uguale, uguale. C'era gente che preparava la mozzarella fresca, c'era un altro che infornava la pizza, c'era un altro cioè, poi per uno come me, che io quando vado a queste cose devo assaggiare tutto, era la fine. È durata 5 giorni, 5 giorni che io stavo per morire, raga. Mamma mia, che storia. No, ma il problema è che poi ci sono anche delle conferenze in cui la sensazione che si ha è che vengano aperte le gabbie. Cioè, tu hai lavoratori che sono rintanati nel loro laboratorio per tutto l'anno, tutto l'inverno. Quando arriva l'estate, ci sono la stagione delle conferenze, è un po' tipo la stagione degli amori. C'è la grande migrazione del pinguino imperatore, voglio dire, quella lì è la sensazione che uno ha. La gente si sposta e poi succedono cose alle conferenze che vabbè. Sì. Quello che succede alle conferenze deve rimanere alle conferenze. Questo è un patto comune. Esatto, cioè io una volta mi ricordo che ero stata coinvolta in tutto un gossip all'Università di Milano, tra l'altro, e si diceva di cosa non fosse successo questa conferenza della Società Chimica Italiana che si era tenuta ad Ostuni. Ok. E quando io avevo chiesto, perché mi iniziavano a dire delle cose ma non capivo bene che cosa fosse successo, c'erano dei bungalow, non avevo capito bene cosa fosse successo, mi hanno detto no, quello che è successo a Ostuni rimane Ostuni. È giusto. È quello che vorremmo che succedesse sempre, in realtà. Si crea chimica nelle conferenze, esatto, esattamente. Si accoppiano tutti come nelle Olimpiadi. No, in realtà accoppiamento no, raga. E non è quello, è proprio la dignità che si perde. Perché c'è gente svaccata che ha mangiato troppo, ha bevuto troppo. Gente che ha bevuto troppo, decisamente troppa gente che ha bevuto troppo. E trasforma bevendo anche, perché sono tutte persone che tu sei abituato a vedere al lavoro e quindi sono tranquilli. E poi cioè, diventano completamente diverse quando bevono. Sì, si lasciano andare, si rivelano per quelle che sono. Dei mostri, capito? Le corna. Vabbè, va. Giulia, grazie mille per la chiacchierata. Io direi che possiamo chiudere qui. Abbiamo fatto quasi 2 ore. Direi che ci siamo. E niente, mi fa piacere che vi siate divertiti. E soprattutto sono felice che questa roba di Discord, che potete partecipare direttamente alla live, stia funzionando. Così lo facciamo un po' più spesso, lo facciamo a tutte le live. E quindi niente, se la prossima volta voleste partecipare anche voi in diretta, c'è Discord. Adesso ce l'abbiamo, è sistemato. Stessa cosa, se fate il comando, se non erro, punto esclamativo Telegram, non sono sicuro di averlo fatto in realtà, forse no, forse sì, dovreste poter anche, vabbè, comunque c'è un canale Telegram anche, andate là, dovreste beccarci e dovrebbe essere tutto più facilmente reperibile. Detto questo, grazie mille per aver guardato, ci vediamo mercoledì come sempre alle 18 a parlare sempre di cose bizzarre, perché altrimenti non c'è gusto. Ciao a tutti. Ciao.